manutenzione programmata rappresenta un approccio alla gestione degli edifici basato sulla capacità tecnica e organizzativa di intervenire sui manufatti con l'obiettivo di allungare il periodo di buon funzionamento dei sistemi edilizi impiantistici. Questo avviene attraverso sia azioni di prevenzione, sia attività continue e costanti di monitoraggio, tutte finalizzate a ostacolare i fenomeni di progressivo degrado dovuto alle azioni degli agenti esterni o all'usura. In questo senso, la manutenzione programmata è da intendersi, secondo la norma British Standard 3811, come la manutenzione organizzata e condotta secondo un piano prestabilito fondato su previsioni, procedure di controllo e utilizzo di dati di archivio. La manutenzione programmata si attua attraverso l'assunzione e l'applicazione di una serie di strategie manutentive, ossia di diverse forme di manutenzioni, quali la manutenzione correttiva o guasto, la preventiva secondo condizione, la preventiva a soglio, ossia ciclica o a età costante, e infine secondo opportunità. La manutenzione programmata prevede che tali strategie vengano selezionate e combinate nel tempo in relazione ad una serie di variabili, quali per esempio le caratteristiche dell'edificio, il suo stato di conservazione, gli standard di qualità assunti, le caratteristiche del servizio di gestione in essere, eccetera. Va inoltre sottolineato che la manutenzione programmata, per la sua attuazione, necessita del supporto di un apparato di strumenti riconducibili fondamentalmente a due categorie. Gli strumenti di carattere informativo, destinati a raccogliere diverse categorie di informazioni riguardanti l'edificio e le sue pertinenze, ossia il manuale di manutenzione e il sistema informativo, e dall'altra parte gli strumenti di carattere strategico e operativo destinati alla pianificazione, all'organizzazione e all'attuazione delle attività manutentive da svolgere nel tempo, ossia il piano e il programma di manutenzione. In primo luogo è da sottolineare che esiste una fondamentale interconnessione tra gli strumenti di carattere informativo e quelli di carattere strategico e operativo. Gli strumenti di carattere informativo, ossia, abbiamo detto, il manuale di manutenzione e il sistema informativo, raccolgono nel tempo informazioni relative all'edificio e alle sue parti, di varia natura, descrittive, localizzative, amministrative, tecniche, operative, eccetera. Queste informazioni vanno a costituire la base conoscitiva necessaria alle decisioni circa le più appropriate strategie manutentive da adottare e alla pianificazione delle attività da svolgere nel tempo. Gli strumenti di carattere strategico e operativo, piano e programma di manutenzione, a seguito del processo di attuazione degli interventi manutentivi pianificati e programmati, producono le cosiddette informazioni di ritorno da raccogliere e archiviare costantemente nel tempo per mezzo degli strumenti informativi. Questa progressiva raccolta di informazioni consente di incrementare e perfezionare gradualmente le conoscenze sulle caratteristiche e i comportamenti dei sistemi edilizi, per esempio frequenza e modalità di guasto, e sulle modalità operative per la correzione di eventuali guasti, per esempio durata degli interventi, costi, principali problemi riscontrati, eccetera. Per meglio comprendere quale possa essere il quadro di supporti alle attività pianificatorie, che è possibile predisporre per una efficiente gestione, è opportuno distinguere caratteristiche e ruoli dei vari strumenti, abbiamo detto strategici e informativi, della manutenzione programmata. Il primo strumento, abbiamo detto, è il piano di manutenzione, che costituisce lo strumento fondamentale per l'organizzazione e l'attuazione della manutenzione programmata. Il piano di manutenzione, secondo quanto definito dalla norma UNI 11257 del 2007, consiste nella definizione degli interventi organizzati secondo opportune strategie manutentive che in un definito intervallo di tempo, tempo di durata del piano, andranno eseguiti per consentire la corretta funzionalità del bene edilizio e delle sue pertinenze in coerenza con le finalità indicate dalla politica di gestione immobiliare e con i vincoli economici per la manutenzione posti dalla committenza. Il piano di manutenzione si configura come un documento programmatorio che si realizza attraverso una procedura tesa a tradurre le decisioni circa le più opportune strategie manutentive in un quadro di attività da organizzare nel tempo secondo frequenze e modalità prestabilite, assumendo logiche di ottimizzazione delle risorse e di rispetto dei vincoli economici. Quindi la stesura di un piano di manutenzione
si traduce nella previsione nel medio e nel lungo periodo, in genere dai 3 ai 6 anni per edifici in esercizio, del complesso di attività di manutenzione da applicare alle diverse tipologie di elementi tecnici, delle quali si presumono la frequenza, per esempio la cadenza semestrale, gli indici di costo orientativi e le strategie di attuazione. Un piano di manutenzione può essere sviluppato e applicato all'interno di diverse situazioni e fasi del processo edilizio, nella fase di elaborazione del progetto esecutivo di una nuova opera, nella fase di avvio dell'esercizio di un edificio a conclusione della fase realizzativa a collaudo avvenuto, nella fase di esercizio di un edificio esistente. Le decisioni strategiche e di indirizzo assunte nel piano di manutenzione sono rese operative attraverso il programma di manutenzione. Il programma di manutenzione mette infatti a calendario, sulla dimensione temporale annuale, le attività di manutenzione previste dal piano, perseguendo l'ottimizzazione logistica. Nel programma vengono quindi stabilite le date di esecuzione degli interventi che nel piano sono stati previsti in termini di frequenze. Il terzo strumento è il manuale di manutenzione, che si connota come un documento di fondamentale importanza per la manutenzione programmata e in stretta relazione con il piano di manutenzione. Infatti, il manuale, che dovrebbe accompagnare l'intera vita dell'edificio, contiene e organizza le informazioni necessarie durante la stesura del piano all'assunzione di decisioni circa strategie, modalità e frequenze degli interventi da prevedere. Il manuale, destinato ai tecnici della manutenzione, si configura come una raccolta organica e sistematica di documenti e informazioni riguardanti l'identificazione degli elementi tecnici e la loro descrizione, l'individuazione dei possibili modi di guasto / degrado che è possibile riscontrare a loro carico, i possibili interventi correttivi / preventivi che è possibile intraprendere. Il manuale di manutenzione deve essere inteso come un documento in continua crescita, attraverso la costante raccolta di informazioni di ritorno dalle attività manutentive è possibile migliorare gradualmente nel tempo la quantità, la precisione e il livello di approfondimento delle informazioni contenute. Va infine ricordato che spesso, sviluppato in parallelo con il manuale di manutenzione, è presente il manuale d'uso, destinato all'utente finale del bene immobile e contenente la raccolta delle istruzioni e delle procedure di conduzione tecnica e manutenzione limitatamente alle operazioni per le quali non sia richiesta alcuna specifica capacità tecnica, incluse indicazioni per le appropriate attività di pulizia semplice. Infine, troviamo il sistema informativo, che si configura come uno strumento di supporto decisionale e operativo, costituito da banche dati, da procedure e funzioni finalizzate a raccogliere, archiviare, elaborare, utilizzare ed aggiornare le informazioni necessarie per l'impostazione, l'attuazione e la gestione del servizio di manutenzione e conduzione tecnica. L'insieme delle attività conoscitive, pianificatorie, esecutive e di controllo connesse con la gestione della manutenzione programmata trova nel sistema informativo uno strumento fondamentale per raccogliere ed elaborare nel tempo grandi quantità di dati. Il sistema informativo dà la possibilità di migliorare gradualmente la capacità di previsione, l'efficienza organizzativa e il controllo dei costi. Attraverso le funzioni di raccolta e di trattamento dei dati, consente per esempio di tracciare per tipologia di elementi tecnici l'andamento storico dei degradi e dei guasti e dei relativi costi per le manutenzioni preventive e correttive, di individuare le frequenze di interventi ricorrenti, di stimare i costi medi annui per tipologie di lavorazioni. Allo stesso tempo, un sistema informativo consente la consultazione puntuale delle informazioni, seleziona e fornisce i dati per la realizzazione di diversi documenti come report, programmi delle attività e procedure di intervento. La maggior parte dei sistemi informativi per la gestione degli immobili sviluppa e tratta in modo integrato informazioni sia in forma grafica che alfanumerica. Per concludere, vorrei sottolineare le molte valenze di un piano di manutenzione sviluppato in sede di progetto esecutivo, peraltro richiesto dal quadro legislativo attuale per le opere pubbliche, ossia raccogliere e organizzare le informazioni progettuali necessarie alla futura gestione, rendere evidenti le ricadute delle soluzioni adottate a livello della durata degli elementi tecnici e dei costi nel ciclo di vita dell'edificio,
Ciò può comportare quindi, in fase di valutazione del progetto, retroazioni e revisioni delle soluzioni alla ricerca di alternative caratterizzate da costi manutentivi inferiori e da migliori prestazioni di manutenibilità, affidabilità o durabilità. Inoltre, rendere evidenti le ricadute a livello della durabilità, della sostenibilità e dei costi nel ciclo di vita dell'edificio, life cycle cost, delle soluzioni morfologiche, distributive e tecniche adottate. Inoltre, far emergere carenze nell'approfondimento della definizione di elaborati di progetto, per esempio schemi di accessibilità alle diverse parti dell'edificio, schemi di smontaggio e rimontaggio dei componenti, descrizione delle caratteristiche delle soluzioni tecniche, eccetera. Inoltre, aiutare il direttore dei lavori a individuare i dati e le documentazioni riguardanti gli aspetti gestionali che in sede di realizzazione potrebbero essere forniti da produttori e fornitori di materiali e componenti.